Un muro fonoassorbente alto 10 metri minaccia di togliere per sempre la vista sul mare, con rischio di centinaia di espropri per le case situate tra la Flaminia e la ferrovia. Una soluzione antirumore prospettata da RFI che potrebbe avere un impatto devastante sul paesaggio costiero di Falconara. Preoccupati e contrariati i residenti. Il classico fulmine a ciel sereno. Noi assolutamente non la vogliamo. Non vogliamo essere messi in prigione da innocenti. Un muro 10 metri davanti a casa mia, più alto della casa. Ma scherziamo, no? Ma non esiste. È preoccupato? Molto, tanto, vorrei ben vedere. Io vedo il mare, ci sono nato. Ci metteranno come una riserva indiana davanti alla strada, che quella sì che inquina. Che abbiamo tutte le case ormai col cappotto, con le finestre antirumore, con i vetri tripli. Perciò il rumore del treno, poi chi ha scelto di andare lì? Il treno è un option. Noi siamo andati lì ad abitare per il mare. Il comune di Falconara è contrario al progetto risalente ormai a diversi anni fa, tanto che nel 2010 si era posto come capofila dei comuni costieri per opporsi all'innalzamento del muro. Inoltre, se RFI investisse oggi 20 milioni di euro per realizzare il muro nel tratto falconarese, l'opera di arretramento dei binari dalla costa, sostenuta dall'amministrazione Signorini, sarebbe vanificata. Il sindaco ha incontrato una cinquantina di cittadini interessati dagli espropri di RFI. Questo progetto prevede l'innalzamento non di barriere antirumore, ma di un vero e proprio muro che lederebbe in maniera irreversibile quello che è lo sguardo di Falconara della nostra città verso il mare. Esprimiamo un assoluto diniego. Che cosa farete adesso? Chiedere l'appoggio della sovrintendenza, della regione e non ultimo del ministero per modificare questo progetto di RFI e trovare soluzioni antirumore che non siano così impattanti. Il comitato contro le barriere è già stato istituito, così come è già partita una petizione. Comune e privati invieranno osservazioni a RFI.